dare continuità al successo con l'Ascoli ed un senso al campionato, la missione del Barletta sul campo del Prato, gara su cui incombeva l'incognita praticabilità del terreno di gioco, ma che si è infine disputata. Prima frazione equilibrata con l'avvio di Marca Laniera, con il capitano Michele De Agostini ad insidiare Luca Liverani senza fortuna, ben supportato da Grifoni e Pisanu, tenuti a loro volta sotto controllo dalla difesa biancorossa, tra le fila della quale spiccava Daniele Guglielmi, grande personalità per lo Scuola Bari, classe 98. Esce alla distanza il Barletta con Emanuele Cicerelli che prima sfiora il palo alla Ieni in ambasce, quindi si vede chiudere dall'uruguaiano Roman lo specchio della porta. L'inconsistenza in fase offensiva dei Lanieri, in astinenza da gol da 5 turni, si protrae nella ripresa, anzi sono gli ospiti a farsi gradire con l'ingresso di Pippa, gara scialba per lunghi tratti a fotografare il sostanziale equilibrio, ma allo scadere occasionissima per i toscani con Serrotti, miracolosamente alza Liverani in corner, sugli sviluppi del quale è Malomo a sciupare clamorosamente cogliendo un legno. Si salva dunque il Barletta che raggranella un altro pareggio e non perde contatto dall'Ascoli e pertanto dal quart'ultimo piazzamento.